Genova, venerdì pomeriggio, giorno insomma inusuale. Ciao Carlo. Un saluto a tutti, buona estate, qui segnalano 25 gradi, siamo tutti in maglietta, insomma pensiamo che stasera al Ferraris farà molto caldo, insomma, e non solo a livello meteo. Sì, io sono con la felpa, però c'è caldissimo. Salutiamo tutti coloro che insomma ci stanno già seguendo in diretta. Genoa Salernitana, Gilardino Inzaghi, due panchine insomma non qualunque. Insomma, dicevi bene, giustamente il venerdì insomma diventa un po' un giorno abituale per il Genoa, visto che poi il 10 di novembre ci sarà Genoa-Verona, il 15 dicembre ci sarà Genoa-Juventus e dunque insomma il Ferraris aprirà molto spesso per il venerdì sera. Insomma, ci spiace in assoluto che il Genoa giochi moltissime partite alla sera, perché insomma poi alla fine dal nostro punto di vista abbiamo pochissimo tempo per commentare, si va al giorno dopo, però insomma noi siamo figli di un calcio che si giocava alle 3 del pomeriggio, ma insomma non voglio tediarvi con questi discorsi datati. Dicevi giustamente, Laura, un confronto mondiale, abbiamo messo in copertina Alberto Gilardino e Pippo Inzaghi, due grandi amici che si riabbracceranno nel nome della grande vittoria dell'Italia del 2006. Insomma, non è il primo incontro tra i due allenatori, visto che Gilardino ha già battuto Inzaghi quando si siedeva sulla panchina della Regina, ricordiamo 1-0 al Ferraris con gol di coda e poi la strepitosa parata di Martinez su Canotto proprio negli istanti finali. Ma questa è storia, la storia da scrivere è questo big match che si legge Genoa-Salernitana, ma si legge anche Gilardino-Inzaghi. Laura, due modi diversi di vivere la vita, due modi diversi di intendere il calcio, insomma. Sì, due modi diversi di vivere la vita, ma anche due approcci completamente diversi, perché vediamo Gilardino che è sempre molto pacato, sempre molto pensieroso, insomma misura le parole, e invece vediamo insomma Inzaghi, conosciamo Filippo Inzaghi come uno sempre molto vivace, sempre molto sanguigno, quindi insomma proprio due modi completamente diversi di vivere la partita e probabilmente di vivere anche gli allenamenti. Mi piace questa idea di questi allenatori emergenti che comunque si ritrovano sulla panchina di Serie A per delle sfide che insomma sono delle sfide che sicuramente offriranno degli spunti interessanti. Insomma, due stati d'animo diversi per Gilardino e per Inzaghi. Ricordiamo che Inzaghi allena la Salernitana da pochissimo tempo, una Salernitana che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in campionato, qualche pareggio e tante sconfitte per la formazione campana. Per quanto riguarda il Genoa invece, comincia quest'oggi un ciclo veramente complicato con tutti scontri diretti, insomma quelle partite dove la concentrazione deve essere massima, perché insomma se si perde con il Napoli o con la Roma non succede nulla, ma insomma se si perde in casa magari qualche scontro diretto cominciano i veri dolori. Due approcci diversi, un Genoa che promette battaglia di fronte al suo pubblico, mentre una Salernitana che insomma proverà a regalarsi la prima vittoria di stagione. Quel che è certo è che se non sarà sul sold out ci andremo veramente molto vicini, perché insomma a quanto ci risulta nelle ultime ore rimangono pochissimi biglietti ancora a disposizione. Insomma è abbastanza facile fare sold out quando arrivano il Napoli, il Milan e magari altri squadroni, è un po' più complicato quando arrivano formazioni di bassa classifica, ma insomma sappiamo che in tutto questo il Ferraris di sponda rossoblu sta sempre a stupire per il meglio. Sì, nonostante sia venerdì, immaginiamoci, ci immaginiamo un Ferraris pieno, un Ferraris come al solito ribollente.
Gilardino e la squadra sanno benissimo che è il grande valore aggiunto del gruppo, il pubblico del Ferraris che attende il Genoa dopo, insomma, queste gare sempre molto difficili che ci sono state. Insomma, l'ultimo appuntamento era stato col Milan, quindi comunque l'amaro in bocca. Ci si aspetta, diciamo, una partita stasera davvero combattuta. Gilardino ha detto: dovremmo essere frizzanti, dovremmo essere pronti già quando arriviamo con il pullman nello stadio. Ecco, e poi questa sera il Genoa avrà sulle spalle una carogna molto grossa che si chiama pressione. La pressione di dover fare il risultato, di avere moltissimo se non tutto da perdere, una situazione che per il Genoa è abbastanza nuova in questo campionato, perché insomma ricordiamoci che di scontri diretti in casa il Grifone non ne ha ancora disputati, ne ha disputato uno solo a Lecce e lo ha perso. E insomma, cara Laura, giocare con la pressione del risultato in genere innanzitutto servono polsi molto fermi e poi veramente non è semplice per nessuno a qualsiasi livello. Sì, Gilardino ha detto in conferenza stampa: dovremmo essere capaci di andarci a prendere le occasioni, dovremmo essere capaci di agire in profondità perché la Salernitana lo sa fare bene, ma soprattutto dovremmo essere sempre molto pronti a riuscire a crearcele queste occasioni, quindi a essere estremamente attivi. Quindi questo è un po' l'idea di Gilardino che ha trasmesso ai suoi ragazzi, cioè molta da subito, già dal primo minuto, grandissima intensità e creazione del gioco. A proposito, visto che sei una fine psicologa, come pensi che approccerà il Genoa a una partita così delicata, conoscendo l'ambiente, conoscendo i ragazzi e conoscendo Alberto Gilardino? Premessa piccola, chiunque, qualsiasi giocatore vorrebbe giocare in casa da giocatore di casa con un pubblico come quello del Ferraris. Sì, lo sottolineano sempre, lo sottolinea sempre Gilardino, lo sottolineano i ragazzi, che comunque il pubblico del Ferraris dà a loro una spinta in più, ed è, non è un modo di dire, ma insomma, se voi vivete le partite allo stadio vi rendete conto esattamente di quanto il popolo rossoblu riesca a trascinare la squadra anche nei momenti più complicati. Io credo che stasera, io ho visto Gilardino insomma abbastanza tranquillo, non l'ho visto particolarmente nervoso o comunque teso, quindi insomma un po' fatto che appunto si giochi in casa mi ha dato l'idea che il Genoa approccerà la partita di stasera con insomma non troppa tensione, e questo sarà sicuramente una cosa positiva. Ecco, non vogliamo fare sviolinate perché non è nel nostro costume, né a livello personale né a livello di testata, però insomma un po' di esperienza ce l'abbiamo, giriamo gli stadi praticamente da X anni, non dico quanti perché c'è al mio fianco una signora, e però insomma mi piace sottolineare il fatto che Amarassi, sponda rossoblu, a prescindere c'è il sostegno. Se le cose vanno male il Ferraris non si trasforma in un teatro, e anzi il tifo viene raddoppiato. Se poi si perde, alla fine tutti sotto la gradinata nord e anche sotto la gradinata Sena per ricevere i meritati applausi o comunque per ringraziare. Questo non perché il popolo rossoblu faccia regali, ma perché insomma da qualche tempo a questa parte, probabilmente coincidente con il passaggio di proprietà, veramente staff tecnico, giocatori, pubblico e dirigenza mi danno l'impressione di essere veramente un blocco unico e di granito. Sì, a cominciare dal presidente, che spesso si spende sui social a favore del Genoa e anche nelle sedi istituzionali per tutelare una squadra che lui dice essere una squadra che ha una storia che deve essere rispettata e un popolo che deve essere rispettato. E in questo il presidente è molto fermo,
e noi sappiamo che insomma sta facendo di tutto e fa di tutto perché insomma attorno ci sia rispetto e attenzione per il Genoa. Stiamo correndo verso Marassi e quindi faremo un prossimo collegamento naturalmente nel pre-match, dove andremo a sviscerare un po' i temi tecnici e tattici. Laura, però una sottolineatura dovrebbe essere della partita Matteo Retegui, quindi al di là della cifra tecnica del giocatore che rappresenta il puntero principale dell'attacco rossoblu, diciamo una gran botta a livello di energia, a livello psicologico per tutto l'ambiente, a cominciare dai suoi compagni. Sì, Gilardino ha affermato: Matteo ci sarà, non so se dal primo minuto, sarà una valutazione che farò nell'imminenza della partita, però io l'ho visto tenersi bene, non mi interessa, non... i medici gli hanno dato il via libera, lui è molto voglioso di rientrare, io sono molto contento di avercelo. Una sottolineatura su Gilardino: gli hanno chiesto ovviamente in conferenza stampa a Villa Rostan come sta Matteo, quando giocherà, se dall'inizio, e lui molto candidamente ha detto: ma io non gli ho più chiesto come sta. Allora, mi sembra una situazione un po' difficile da credere. Leggo in questo una certa nuova consapevolezza e malizia che il nostro allenatore sta ereditando a furia di grandissime settimane vissute in maniera molto intensa. Insomma, il ragazzo si sta irrobustendo le spalle. Si è detto: non gli ho chiesto come sta, c'era, si è allenato, l'ho visto bene, questo mi basta, insomma. Ed è stata una risposta molto risoluta e insomma abbastanza inconsueta per il Gilardino che conoscevamo. Ha detto: non lo so, non glielo ho chiesto, però lui c'era e sarà della partita, insomma. Ecco, un'altra considerazione: dovrebbe, a quanto si sa e si intuisce, giocare Badel dal primo minuto. L'altra notizia senz'altro molto importante è il recupero di Kevin Strootman. Probabilmente Kevin non giocherà titolare, però insomma già il fatto di averlo nello spogliatoio, di averlo in panchina e di averlo a disposizione magari per l'ultima fetta di gara, io penso che per i compagni più giovani sia veramente anche in questo caso una grande iniezione di fiducia, di serenità e di tranquillità. Sì, noi sappiamo che per Gilardino Strootman e Badel rappresentano due punti fermi, se non altro anche dal punto di vista della gestione dello spogliatoio. È come se comunque in campo gli dessero qualche certezza in più di quelle che lui ha bisogno per portare avanti le sue idee. Probabilmente insomma questo aspetto è spesso criticato, perché insomma poi loro, avendo esperienza ma non essendo giovanissimi, magari qualcuno dice rallentano la manovra, ma in realtà per Gilardino sono veramente due punti fermi, e quando ne può disporre in campo appunto lui li schiera perché li vede funzionali alla sua idea, insomma. Sono 24 i convocati da parte di Gilardino per la partita di questa sera. Rientrano, come detto, Strootman e Retegui. Non sono ancora disponibili gli infortunati Messias e Iaghiello. Indisponibile proprio da pochissime ore anche Efti, colpito da attacco influenzale. Nel nostro spazio 24H sul sito carlodanani.it tutte le ultime con le probabili formazioni e le dichiarazioni salienti della conferenza stampa di Gilardino. Noi possiamo sentirci tra qualche minuto, quando raggiungeremo lo stadio Ferraris. Un caro saluto da parte mia. E anche da parte mia, fra poco. Ciao!